Se vi sedete vedono tutti. Se vi sedete vedono tutti. Se vi sedete vedono tutti. C'è un buco lì. Mi spiace che ci sia tanta gente là fuori che non riesce a entrare. Grazie, vi vogliamo bene. Fate un applauso anche a chi è lì con l'ombrello. Però, ci sentono anche fuori, quindi ci sentono anche la Marini, Bocci, tutti gli altri fuori. Bene, allora salutiamo. Pare che più tardi arrivano anche la Raggi, Di Maio e Zingaretti, tutti, sì, sì. Tutti a Bastia Umbra stamattina. Ragazzi, non lasciate seggiole vuote però, perché c'è la gente in piedi che aspetta di entrare, almeno le seggiole vuote, se no arriva uno del PD che se vede una poltrona vuota si lancia, quindi lì c'è un buco, qualcuno si sieda lì. In bocca al lupo perché mancano 24 giorni e quindi non vedo l'ora che arrivi il 27 ottobre perché da Bastia e da tutta l'Umbria arrivi a tutta Italia un segnale di coraggio, di onore, di libertà e di dignità. Mandiamo a casa questi incapaci, questi ladri di voti, di posti pubblici negli ospedali. Lì c'è sempre il buco seduti. Io non vado avanti, fate voi. Sta veramente arriva uno del PD che... Anche i colleghi giornalisti si possono spostare, anche i signori si possono spostare. Non siamo bellissimi fuori, ma siamo belli dentro. Lo dirò alla Gruber la prossima volta, siamo belli dentro, non siamo... Ragazzi, avete 24 giorni per prendere in mano il vostro futuro e scrivere una pagina di storia, perché al di là delle parole grosse, della retorica, veramente qua da 70 anni non si cambia. Quindi il 27 ottobre 2019, ecco. No, che prima di venire ero a Ponte San Giovanni, veniva un'acqua dell'accidente ma c'erano centinaia di persone nella palestra e quindi bello, donne, uomini, anche lì ormai vengono a dirmelo quando faccio le foto. Una signora mi ha detto: io ho sempre votato PC e Rifondazione Comunista, sto giro voto voi. E un altro signore di Sant'Enea, Paolo Salvini, mi costringi a rifare la tessera elettorale perché non voto da anni, perché sto giro mi fanno così schifo, vengo giusto per votare voi. E quindi dai che ya famo. No, poi attenzione, il bello e il difficile del lavoro comincia il 28 ottobre, perché qua ci saranno un bel po' di cose a sistemare, anche prima ponte, ospedali, liste d'attesa, medici che scappano, infermieri che mancano, e quindi rimettere al posto la sanità e rimettere al centro il merito, far lavorare chi merita, non gli amici degli amici, dei raccomandati, dei cugini con la tessera giusta in tasca. Sanità, case popolari, prima c'era un signore che mi parlava del racket delle assegnazioni delle case popolari, muore un italiano e stranamente entra subito qualcuno che italiano non è. Chi sceglie la Lega fa una scelta precisa: case popolari, contributi regionali vanno prima agli italiani e poi al resto del mondo. Vanno prima agli italiani e poi al resto del mondo. Questo sull'economia. Ieri abbiamo fatto una cena con un centinaio di imprenditori. Qua avete delle strade, ragazzi, che chiamarle strade a volte ci vuol fantasia. C'è un aeroporto che un signore oggi mi ha segnalato, frequentatissimo, oggi c'è un volo, uno. Quindi capisci che
collegati col resto d'Italia, col resto d'Europa e col resto del mondo. Quindi da fare non mancherà il turismo, l'agricoltura. Io mi ricordo che venni a Bastia a una grande fiera, e quindi difendere la nostra storia, la nostra cultura, le nostre tradizioni, il nostro modo di vivere. Pensate alla follia, qualcuno sta cercando il ministro della scuola che come, anzi non come prima dichiarazione, perché quel genio del ministro della scuola dei 5 Stelle come prima dichiarazione ha ipotizzato di tassare le merendine per aumentare gli stipendi degli insegnanti, e già questo dice che non è tutto a posto. Seconda dichiarazione: non gli piacciono i crocifissi nelle aule scolastiche. Non ti piacciono i crocifissi nelle aule scolastiche, trasferisciti in Arabia Saudita e fai quello che vuoi. Poi non sei ministro in Italia adesso, ma e domani si sveglia uno, non mi piace San Francesco e Santa Rita e San Benedetto, ma torna al tuo paese, ma fai quello che... Però il problema a volte non sono gli immigrati che arrivano, che a volte sono molto più rispettosi ed educati rispetto a qualche italiano che tradisce altri italiani. È quello che mi fa imbestialire. Italiani che tradiscono... Non è in Umbria, ma Bologna non è lontana. La polemica che questa volta, mi spiace dirlo, l'ha animata il vescovo di Bologna, che per quest'anno, per la prima volta nella storia, ha lanciato i tortellini dell'accoglienza senza carne di maiale. Cioè, è come uno se lanciasse la porchetta senza il porco. Così lanci la porchetta del bio dell'accoglienza. E ovviamente sono insorti tutti, perché tortellini senza carne, vabbè, allora facciamo il vino senza uva. E non, ma l'accoglienza. Ragazzi, qua c'è una, non è un problema di fede, di religione. Qua c'è una cultura, una storia, una tradizione, un'identità che hanno secoli e millenni alle nostre spalle. Io do rispetto a chi porta rispetto, e l'ultimo degli arrivati non può cambiare il nostro modo di vivere, di mangiare, di ragionare. Questo è il voto del 27 ottobre, deve ricordare anche questo. Anche questo. Quindi, non la faccio lunga, perché comunque siete dei matti, Il giovedì mattina alle 11 a Bastia avete tanta gente che non ci sta dentro la sala, sicuramente qualcuno di voi ha preso il permesso dal lavoro, dal negozio. Grazie, sono io che ringrazio voi, quindi, di cuore. Magari qualcuno come a Ponte non è andato a scuola oggi, salutatemi le prof di sinistra che tanto non mancano mai, quindi no, è bello, ma perché vuol dire che c'è voglia di costruire, di ragionare, di infrastrutture. Poi c'è un territorio stupendo in Umbria, da nord a sud, ci sono delle zone che la regione ha sempre dimenticato. A me piacerà una regione che esce dai palazzi di Perugia e va a incontrare i cittadini, va a incontrare le famiglie, va a incontrare le associazioni di disabili, quindi portar fuori le scrivanie dal palazzo e metterla nelle piazze, nelle parrocchie, nelle comunità, nelle associazioni, il merito, le case. E poi a livello nazionale noi cercheremo di limitare i danni. Stamattina ero su Rai 3 a fare un collegamento e mi hanno chiesto dei commenti sulla manovra economica. È difficile commentare la manovra economica che cambia ogni quarto d'ora, perché questi sono lì da 20 giorni e le hanno partorite tutte. Oggi il titolo d'apertura, ad esempio, del Messaggero di Roma è che cercheranno di portare a casa alcuni miliardi tassando gli automobilisti. Idea geniale, non ci aveva mai pensato nessuno, una bella tassa sugli automobilisti. Poi stanno ragionando sull'ipotesi di fare una tassa o di penalizzare chi fa la spesa in denaro contante, di chi usa il denaro contante. Ma neanche in Unione Sovietica sarebbero arrivati a tanto. Ognuno può essere libero di fare la spesa come vuole, o dobbiamo fare l'ennesimo regalo alle banche con le carte di credito, il bancomat, le commissioni? Ma è una roba da terzo mondo. Quindi. Poi ci abbiamo il ministro dell'ambiente che ipotizza tasse per l'ambiente, tasse, questi ci godono, dicono tasse, si eccitano, tasse sull'ambiente, magari vanno a massacrare i soliti agricoltori o i soliti allevatori o i soliti pescatori perché inquinano, dicono loro. E amico mio, dagli soldi per comprare il trattore nuovo invece di massacrarlo di tasse perché c'ha il trattore vecchio. Sulla giustizia,
si stanno scannando sull'immigrazione. Sull'immigrazione Di Maio ha detto faremo molto meglio di Salvini. Devo dire, no, dipende dai punti di vista, perché da un certo punto di vista ha ragione, perché in 3 settimane hanno triplicato gli sbarchi in Italia. Quindi secondo me sono dei matti, dei complici e degli incapaci, perché non fanno un dispetto a Salvini, è un danno per gli italiani. Stanotte ne sono arrivati altri 90. Pensate che in tutto il mese di settembre del 2018, quando il ministro era quel razzista, fascista, nazista, schiavista, populista, sovranista di Salvini, ne erano arrivati 900. Nel mese di settembre 2019, quando sono tornati al governo gli illuminati, gli accoglienti, solidali, 2500, il triplo solo in un mese. Il voto del 27 ottobre su questo simbolo qua sarà importante, perché siccome da Roma chiameranno, se vanno avanti così in regione chiedendo governatore, quanti è che me ne prende in Umbria? Se vinciamo noi la risposta è zero. Abbiamo già dato, abbiamo già pagato, e poi i risultati te li vedi nei giardini di Perugia o in stazione a Perugia, del bello dell'accoglienza di questa gente che invece di scappare dalla guerra, la guerra e la droga ce la porta in casa nostra. Quindi abbiamo visto, e il modo di... Brava signora. Questa la porti domani ad Assisi che arrivano Conte e Di Maio. Quindi, no, siccome domani ci sarà il festival dei pellegrini da tutti i punti di vista, pellegrini veri e pellegrini finti, e quindi perché ama il prossimo tuo come te stesso, stando alla lingua italiana, il prossimo mio è quello che mi è più vicino, il prossimo mio a volte è il pensionato umbro o il disoccupato umbro che non ce la fa a tirare a fine mese e che sta sul pianerottolo di casa mia, non è che sta a 6.000 chilometri di distanza, perché non è più prossimo, è un po' più, però è meno prossimo. Comunque non facciamo dibattiti religiosi, io devo dire che comunque qua è bello, perché poi questa è terra di cultura, è terra di fede. Sono stato in settimana a Cascia, a Norcia, quindi io sono a posto, ho Santa Rita, San Benedetto, quindi però sono stato a Norcia e ho visto le stesse zone che avevo visitato 3 anni fa, che non sono cambiate in nulla. E la burocrazia, la regione, i contributi, la sovrintendenza, si sono succeduti i commissari al terremoto, Errani del PD, la De Micheli del PD, Crimi dei 5 Stelle, è cambiato nulla. Io voglio una regione che corra nelle zone terremotate e aiuti quella gente a tornare a vivere e lavorare come Dio vuole, perché non è possibile dopo 3 anni essere... Oltretutto tornando a chiedere dal 1 gennaio il pagamento delle tasse come tutti gli altri. Cioè dal 1 gennaio teoricamente dovrebbero tornare a pagare le tasse come se nulla fosse accaduto, anche se non c'hanno più il negozio, non c'hanno più la casa, non c'hanno più il garage, non c'hanno più l'azienda. Come fai a essere così matto da pensare che uno possa fare come se nulla fosse accaduto? Ce n'è da fare a livello nazionale, noi vedremo di limitare i danni, e io vi dico una cosa e vi faccio una promessa, io non mollo. Questi li marchiamo giorno per giorno e noi al governo ci torniamo dalla porta principale a testa alta. A testa alta. Non di notte come i ladri cadendo dai tetti, come hanno fatto questi qua. L'Umbria è la prima, poi voterà l'Emilia Romagna, voterà la Calabria, la Toscana, le Marche, la Puglia, la Campania, la Liguria, la Toscana. E quindi però chiedo a voi, in questi 24 giorni il voto di ogni singola donna e di ogni uomo in Umbria faranno la differenza, mai come questa volta, perché alle ultime regionali ha votato meno della metà della gente,
perché tanto magari molti dicevano io non vado a votare, tanto vincono sempre quelli, cosa vado a votare a fare? Quindi vado in campagna, vado a Castagne, vado in montagna, vado alla Cresima, vado al lago Trasimeno, vado dove vuoi. Sto giro, per la prima volta nella storia delle elezioni in Umbria, sto giro come non mai, ogni donna e ogni uomo fanno la differenza. Vi chiedo di scaldare teste e cuori a Bastia, in tutta l'Umbria, per questi 24 giorni su questo concetto. Chi sta a casa il 27 ottobre è complice del vecchio e poi non si lamenti se le cose non cambiano. Chi sta a casa poi non si lamenti. Però devo dire che io di campagne elettorali un po' ne ho fatte, di italiani ne ho incontrati tanti, ma la voglia, i sorrisi, la grinta e la partecipazione che sto trovando dalla mattina al pomeriggio alla sera in Umbria non li ho mai trovati. Quindi secondo me, se voi in questi 24 giorni continuate a dare il massimo, noi le elezioni non le vinciamo, le stravinciamo, le stravinciamo. E questi se le ricordano per i prossimi 50 anni, quindi, e poi 70 anni, per i prossimi, sì, qua bisogna stare attenti quando si parla di periodi storici, perché prima la signora ha aggiunto un ventennio, però se dico ventennio poi qualcuno, quindi 50 anni, a me piacerebbe, però poi dal 28 ci occupiamo di liste d'attesa, di case popolari, di asili nido, di lavoro, senza per carità promettere miracoli. Non vengo qua a dire votate Lega e poi tutti gli umbri saranno belli, ricchi, simpatici, intelligenti, fortunati, no, però passo passo, aiutare le imprese, aiutare gli artigiani, aiutare. Pensate che questi al governo hanno già detto che cancelleranno una manovra che avevamo finanziato e messo a legge, che doveva partire dal 1 gennaio, che era la flat tax, la tassa unica per partite IVA, artigiani, commercianti e piccoli imprenditori che fatturano fino a 100.000 euro, che dovevano pagare solo il 20% di tasse per tornare a respirare. Ebbene, hanno detto che la cancellano, perché chi lavora nel privato evade, o è ricco con 100.000 euro lordi, che poi alla fine te ne rimane meno della metà. Hanno cancellato anche, avevano già preparato la pace fiscale con Equitalia per società e imprese, per liberare milioni di italiani dalle cartelle esattoriali e, come è stato, incassare dei soldi che altrimenti non incassi più, cancellata anche quella. Il genio del responsabile economico di Renzi ha detto che non gli piace quota 100 e dovrebbero cancellare quota 100, e vi dico che se provano a cancellare quota 100 e a tornare alla legge Fornero li teniamo in Parlamento giorno e notte col sacco a pelo, perché alla legge Fornero non si torna. Quindi e continuo a pensare, giorno dopo giorno, litigio dopo litigio, che in un paese normale, dove viene rispettata la sostanza e non la forma, gli italiani sarebbero tornati a votare eleggendo un Parlamento nuovo e un governo nuovo. In un paese normale ci avrebbero fatto votare. E quindi chiedo a voi umbri di far giustizia per 60 milioni di italiani. Quindi sarà un voto degli umbri per gli umbri. Però tutto il mondo guarda voi il 27 ottobre. Quindi io adesso sono qua oggi, poi oggi pomeriggio torno a Roma, mi hanno invitato delle mamme fuori da una scuola, perché pensate che periodo stiamo vivendo nel 2019, dopo che abbiamo fatto le manifestazioni per l'ambiente, Greta e le cose, l'eolico e il risparmio energetico, e i medici del Lazio e i presidi del Lazio hanno detto che c'è emergenza rifiuti e hanno chiesto di chiudere le scuole, perché è a rischio la salute dei bimbi, perché c'è un sindaco incapace di fare il sindaco che tiene in ostaggio Roma e i romani, e c'è una puzza che non è mai stata sentita a Roma. Ma vi rendete conto? Vi rendete conto come... E anche sui rifiuti in Umbria ci sono un bel po' di robe da cambiare, perché pagate una delle tasse rifiuti più alte d'Italia per avere un servizio. Vabbè, non ci annoieremo nei prossimi 5 anni. Chiedo a voi, io la chiudo, perché poi 24 giorni passano in un lampo. Uno dice ma oggi è il 3,
si vota il 27, guarda il 27 domani mattina, quindi vi chiedo di usare ogni giorno come se fosse il giorno prima della festa, lo dicevo prima a Ponte, ci avviciniamo al Natale, io regalerò alla mia bimba come sempre il calendario dell'Avvento il primo dicembre, perché ogni giorno apre la casellina e si avvicina al 25 dicembre, ogni giorno fai una preghierina, fai un fioretto e trovi un regalo. Questi 24 giorni io chiedo a voi umbri di viverli come se fossero quelli che anticipano il Natale, perché veramente questo 27 ottobre sia una festa che i vostri figli si ricorderanno per tutta la vita. In bocca al lupo, buona fortuna e buona liberazione, viva la Lega e viva l'Umbria, grazie di cuore. E vi aspetto a Roma sabato 19 ottobre se non avete altri impegni. Qualcuno vuole fare una foto? Si entra dalla vostra destra, in ordine. Mi fermo fino a che non ho fatto la foto con l'ultimo di voi. Anche fuori non spingete.